Preparatevi, tenetevi forte perché Romea adesso ci farà vedere delle cose stupende. Dai, Romea, vai. Sì, Sì, perfetto. Ho cambiato il relatore, sei te. grazie, grazie mille. Allora, parto con una piccola panoramica. Vabbè, intanto mi presento velocemente. Come ha già detto, mi ha presentato Astrid, sono Romea Canini e vivo nella Repubblica di San Marino e insegno nella scuola primaria di Chiesa Nuova in una classe quarta. Adesso faccio una breve panoramica del progetto, attivo tutta la musica. Questo è il, ecco, chiudo un attimo la finestra. Questo è il nostro progetto sull'antico Egitto. È stato realizzato in una classe quarta della scuola primaria. La nostra è una scuola a tempo pieno, quindi non lavoro solo, siamo un team di insegnanti e diciamo che la fortuna di questo è il poter avere dei momenti di compresenza dove poter attivare questo tipo di laboratorio. E questo progetto nasce dopo aver visto un video condiviso in rete da Astrid, nel quale i suoi alunni avevano costruito dei diorami e poi naturalmente avevano realizzato le foto 360 e quindi la sfida è stata proprio quella, ok, proviamoci anche noi. Comunque desidero tanto ringraziare Astrid perché da questa condivisione è nata questa bellissima e proficua collaborazione fra docenti. Io e Astrid non ci siamo mai incontrate se non virtualmente, che testimonia come la creatività possa essere contagiosa. E torniamo a questo progetto. Questo è un progetto interdisciplinare. Le discipline coinvolte sono storia, geografia, scienze. E ho dimenticato di dire una cosa che a San Marino da diversi anni è stata attivata una sperimentazione sul plurilinguismo e quindi questo progetto appunto fa parte anche di questa sperimentazione. Infatti fra storia, geografia, scienze e per il plurilinguismo abbiamo utilizzato la lingua inglese. Adesso vediamo alcune fasi della realizzazione dei vari pannelli per fare, come vedete anche dalla foto, sono quattro pannelli in polistirolo. E vediamo, qua ci sono momenti in cui con il cartoncino colorato e i piccoli sassi hanno ricreato. Abbiamo usato un set, in questo caso un set della Playmobil per quello che riguarda le piramidi. Poi invece vedremo l'ambiente in fiume Nilo, dove i bambini invece hanno realizzato tutto loro stessi con il Pongo. E, diciamo che le prime fasi del lavoro sono state proprio quelle di ricerca di immagini, perché prima di riprodurlo noi dovevamo veramente vedere quali erano le caratteristiche dell'ambiente, quindi immagini, video e informazioni storico-geografiche e anche scientifiche, a cui è seguito poi quello della progettazione e successivamente la realizzazione dei diorami. A questo punto sono state fatte le foto con una piccola fotocamera della Polaroid, le foto 360, e la SyncLink ci ha permesso di fare tutto il resto, quindi di poter realizzare questa realtà virtuale, quindi poter offrire al visitatore la possibilità di immergersi in questo paesaggio. Queste sono sempre le fasi del lavoro. E diciamo che il progetto si sviluppa in tre stanze. La prima appunto è quella che documenta le fasi del lavoro. La seconda invece è quella dove andiamo veramente nel clou del progetto. In questo caso ecco, siamo nelle piramidi
I bambini hanno registrato delle brevi, hanno scritto, naturalmente ci siamo avvalsi anche di alcuni testi, e io non sono un insegnante di lingua inglese, ci tengo a precisarlo, quindi abbiamo utilizzato dei testi e hanno registrato le loro voci, e questa è una funzione che ThinkLink permette di utilizzare. The Pyramids were royal tombs. Hieroglyphic was a writing used by ancient Egyptians made up of pictures and symbols. Ecco, non solo, diciamo, hanno anche organizzato una visita all'interno della piramide, quindi abbiamo collegato un ThinkLink a un altro, perché il tutto è sempre realizzato. In questo caso la foto non è 360. A sarcophagus is a large decorative container in which a dead body was placed in ancient times. L'altra parte della piramide, andiamo a vedere. Ecco qua, ad esempio, i bambini hanno riprodotto da geroglifici che abbiamo anche trovato riprodotti le attività, i lavori che svolgevano gli antichi egizi. Slaves at work. Slaves at work. E hanno creato questa presentazione sempre all'interno di ThinkLink. Picking cakes. Ducks breeding. Woodworking. Navigation. Playing instruments. Ecco, andiamo adesso invece a vedere la parte che riguarda il Nilo. Ecco, come vedete, ecco qui. I bambini hanno realizzato con il pongo sia gli animali, ma anche gli animali, le piante, hanno costruito anche questa piccola felucca, la tipica imbarcazione. Poi ognuno di loro ha scelto uno di questi elementi, lo ha disegnato, ha sempre registrato la voce. Yuppie. Kingfisher. Grass Frog. Il nostro referente, il nostro è il professor Martin Dodman. Io probabilmente le colleghe di Trento e Bolzano lo conoscono. E quindi abbiamo avuto la sua visita, ma l'abbiamo richiesta noi proprio come momento finale anche di valutazione. È stato organizzato questo momento e i bambini hanno presentato e illustrato tutto il progetto. Ok. E infatti arriviamo alla... scusa, dimmi. Sì, dobbiamo anche arriviamo alla terza, andare avanti. Sì, ok, vabbè, velocemente. La terza stanza è quella dei giochi, quindi dopo il progetto, diciamo, i bambini hanno rielaborato tutte le informazioni creando questa stanza dei giochi. E, i bambini hanno scelto, vedete, anche i colori, i giochi più semplici sono contrassegnati con l'icona verde, quelli più complicati, quelli più difficili con l'icona rossa. Per quelli più complessi hanno sempre preparato dei materiali di approfondimento, in questo caso è sempre un ThinkLink sulle parti del fiume. Ecco, sempre un altro ThinkLink. Il Delta, Nile River. Ecco, dopodiché si parte con i giochi. I giochi sono stati realizzati sulla piattaforma di Learning Apps e anche è molto semplice da utilizzare, si presta molto, tra l'altro si può integrare anche nei ThinkLink. Ecco, in questo caso vedete, ci sono sempre dei tag, i bambini devono scegliere le risposte, e al termine del gioco cliccano qui in basso e possono vedere se le risposte sono giuste oppure sbagliate, quindi continuare a riprovare finché hanno trovato tutte le risposte. E adesso Astrid, vado avanti, dimmi.
No, è che sai, il tempo sta correndo come non si cosa. Diciamo che nel progetto, sì, il progetto dopo poi chi lo vorrà vedere completo naturalmente dovrà farlo, ci vuole un po' di tempo, ci vuole. Io devo dire che è Sì. stato un progetto che ci ha dato veramente tantissime soddisfazioni e tante sono le competenze che i bambini hanno raggiunto, competenze collaborative, creative, digitali. E hanno migliorato oltretutto le loro competenze linguistiche, anche la loro abilità nella comunicazione orale. E quindi veramente anche il professor Dodman, devo dire che ci ha fatto tutti i suoi complimenti, perché veramente anche il fatto poi di poter ritornare a vederlo, a vedere questo ThinkLink, poter fare i giochi tutte le volte che loro vogliono, fa sì che ci sia un apprendimento continuo. Sì, Io ringrazio tutti voi per la. con il Scusate, visore ringrazio. uno potrebbe rientrare adesso proprio un pochino all'interno dell'esperienza, no? Te la porti con te. Sì, Questa è una sì. cosa particolare. Romea, volevo dire ai partecipanti Io. che alla fine del webinar diamo il PDF in cui sono inseriti tutti i progetti, quando uno clicca sull'immagine ci saranno i link e quindi potranno tranquillamente andare a rivedere tutti i progetti e un pochino, sì, ispirarsi, vedere come sono stati creati. Vero Maria, Romea, scusami, che loro potrebbero anche clonare qualche progetto per dire. Come Tu no? li permetti alle Certo. persone di utilizzare il vostro Egitto per ricreare una cosa nuova, vero? Certo che è possibile. Io ho preso ispirazione dai tuoi, quindi mi sembra l'obiettivo è questo, quello di coinvolgere e contagiare altre persone a provarci. Grazie Romea, penso che questo lavoro ci stimola tutti quanti moltissimo. Grazie della tua generosità e per aver condiviso con noi questo bellissimo lavoro. Un saluto ai tuoi alunni.